Cari amici di quotidiano.net, ben ritrovati nella nostra televisione online. Oggi siamo qui per parlare del campionato di calcio e lo facciamo collegato con noi da Milano con il direttore di quotidiano.net, Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Enzo e buongiorno ai nostri amici navigatori della redazione di Milano di quotidiano.net. Questo campionato ci riserva sempre delle sorprese. C'è stato ieri sera il recupero dell'Inter che è tornato in testa alla classifica scavalcando il Milan dopo appena una settimana, ma soprattutto in testa ci sono una valanga di squadre nel giro di pochi punti. Un campionato livellato come non mai. Che dici? Ma Enzo, io penso che il titolo del tuo commento pubblicato stamane sui nostri giornali, il campionato dell'ultimo minuto, sia assolutamente esemplificativo della situazione. C'è un'incertezza e c'è un equilibrio che regnano sovrani in questo torneo. Il fatto stesso che il Lecce sia riuscito nell'impresa di rimontare e di fermare il Milan la dice lunga su quanto questo torneo ci prometta nuove emozioni anche nel suo prosieguo, considerato che siamo arrivati soltanto all'11 giornata. È da sottolineare, a mio avviso, l'impresa dell'Inter che si è ripresa il primato in classifica e ha consentito a José Mourinho di togliersi non dei sassolini ma delle pietre che aveva Sì. nelle scarpe e mi pare che i suoi show post partita lo Certo. abbiano confermato. Certo, a proposito di Mourinho rischia di diventare l'unica vera novità di questo campionato, perché come dicevi tu, il livellamento c'è dal punto di vista tecnico-tattico, grosse novità, non mi sembra che si stiano intravedendo. E poi c'è questo Mourinho che è assolutamente dirompente, ormai litiga con tutti, secondo me in alcuni casi giustamente perché viene provocato continuamente. E quindi finché c'è Mourinho mi sembra che c'è da divertirsi parecchio. Ma noi di quotidiano.net e dei nostri giornali lo abbiamo proclamato sul campo patrono dei giornalisti, perché da quando ha messo piede in Italia non passa giorno senza che il tecnico portoghese ci offra lo spunto per parlare di lui e della sua Inter. Nella fattispecie, come ricordavi tu, io ritengo che Mourinho abbia deciso che la misura fosse colma, perché quando si presenta in televisione e fra le varie domande che gli pongono gli ricordano che Moratti cacciò Simoni nonostante fosse al vertice della classifica, oppure continuano a sventolargli i paragoni con l'età di Mancini, quando i numeri e le cifre ci dicono che Mourinho sta facendo molto meglio di Mancini, è evidente che anche la pazienza abbia un limite. Io penso che Mourinho, lo abbiamo sottolineato a più riprese, conosca l'invidia e la gelosia di un calcio che, come dicevi tu, non è abituato alla franchezza di chi parla chiaro, a professionisti che hanno lavorato nella Premiership e hanno lavorato anche in altri paesi e che sanno molto bene quale sia il loro mestiere e soprattutto dicono ciò che pensano, pensando a ciò che dicono. L'Italia e il calcio italiano evidentemente preferiscono l'ipocrisia. Sì, sicuramente è un grande personaggio Mourinho, però c'è un altro grande personaggio del quale vorrei parlare e chiudiamo perché chiudiamo veramente in bellezza. Alex Del Piero, non finisce mai di stupire. Enzo, 249 gol con la maglia bianconera, l'ultimo in ordine di tempo segnato nel giorno del 34esimo compleanno per suggellare la sesta vittoria consecutiva della Juventus per campionato e Coppa dei Campioni, non hanno bisogno di ulteriori commenti. Mai come in questo momento la Juve è Del Piero e Del Piero la Juve. Viva Del Piero allora, perché il calcio è proprio, si identifica in questi campionissimi. Grazie Xavier, buona giornata a tutti. Grazie, grazie a te Enzo e grazie ai nostri amici navigatori. A risentirci a presto, ciao.